È stato un 2013 molto buono per il turismo faentino. Questa è la prima impressione che emerge dai dati della Proloco per quanto riguarda le varie attività dell'anno passato, un anno sul quale ha influito molto positivamente l'anniversario manfrediano e che ha portato 11.000 persone a prendere contatti con gli uffici del Voltone della Molinella per scoprire le bellezze del territorio. Molto richieste le visite durante i martedì d'estate e le giornate europee del patrimonio, e con oltre 6.000 faentini che hanno chiesto informazioni in merito ai vari eventi culturali dislocati a Faenza e nei comuni limitrofi. Per gli stranieri, Faenza è sempre la città delle ceramiche, ma in molti, arrivando nella nostra città, si stupiscono della presenza anche di numerosi altri tesori nascosti. I dati ci lasciano davvero molto felici perché ci siamo impegnati molto in questo anno e vedere così i risultati proprio sulla carta confermati dai numeri, ecco, ci dà la spinta ad affrontare ancora un altro anno all'insegna, diciamo, di novità e di programmi interessanti. I periodi di maggior afflusso turistico quali sono stati? Diciamo l'estate, ma anche la primavera. Ecco, per quanto riguarda l'afflusso turistico, non è che vi siano per Faenza dei periodi di maggior rilievo rispetto ad altri, se non appunto quelli dell'estate, perché collegati comunque col turismo della riviera. Però proprio le presenze e i contatti che vengono sviluppati quotidianamente presso la nostra sede davvero ci fanno vedere come Faenza casomai venga gettonata, venga richiesta in primis come città delle ceramiche, ma poi quando il turista arriva in città, ecco che scopre davvero anche altre bellezze. E quindi abbiamo notato questo, ecco, questo in particolare. Ha aiutato molto anche l'anniversario manfrediano, giusto? Sì, soprattutto per quanto riguarda le visite guidate organizzate dalla Proloco con le guide turistiche della città in primavera, perché in primavera, oltre ai tradizionali percorsi del sabato pomeriggio, abbiamo abbinato anche ulteriori uscite, anche nella giornata di domenica, legate agli itinerari manfrediani e quindi c'è stata risposta non solo da parte di faentini, ma anche di persone del circondario molto interessati a seguire appunto questi posti storici un po' dimenticati, spesso chiusi ed aperti proprio in occasione, quindi molto interesse. Ne avevamo già parlato in vari servizi in precedenza, sono andati molto bene i martedì d'estate, quindi si ripeterà nuovamente questa esperienza nel 2014. Noi speriamo, è che i martedì d'estate sono un'iniziativa non prettamente della Proloco, ma delle associazioni di categoria che incaricano la Proloco di studiare appunto degli itinerari particolari per le serate del martedì. L'anno scorso c'è stato davvero il boom, abbiamo utilizzato per i vari martedì ben due guide turistiche perché si parlava proprio di centinaia di persone. Molti stranieri più o meno da dove vengono? Dunque, gli stranieri, diciamo orientativamente, nel periodo estivo, Germania, Francia, ma anche molti inglesi. Ecco, c'è da dire come ci faceva rilevare la nostra impiegata, appunto, che quotidianamente ha questo contatto, a tu per tu con il turismo, che sì, a volte poi, il turista, si rivolge in lingua inglese, ma non sappiamo se effettivamente poi, ecco, sia di questa nazione. Comunque europei soprattutto. Europei, europei, sì. Un dato anche molto elevato è la richiesta dei faentini di avere maggiori informazioni sul territorio, quindi diciamo un faentino che cerca di prendere molta più consapevolezza su Faenza e sul territorio circostante. È vero, è proprio così. Abbiamo proprio i nostri fedelissimi che arrivano in Proloco e chiedono come possono proprio fruire del territorio, ma fruire vuol dire una visita guidata, vuol dire un concerto, una mostra, un incontro anche dal punto di vista storico, culturale. Quindi vediamo che c'è davvero molto interesse proprio per fruire della città e di quello che propone. Federico Lega, per Faenza Web TV.